diversa da Q. Q è fonte dei detti, S è una fonte soprattutto di fatti. E secondo tutte queste frecce sarebbero sorti i Vangeli. Questa tesi, interessante, non è ancora piaciuta del tutto. Ed allora ecco che cosa ha fatto uno studioso di Gerusalemme, Boimard. Nel 1972 ha proposto la tesi delle quattro fonti principali. Guardatela sul lucido. Non spaventatevi, sembrano le frecce di Serse che oscuravano il sole, vedeteli? L'intuizione di Boimard con questo libro super documentato, proprio una cosa pignolissima, un'analisi pazientissima, probabilmente già in parte fatta con computer e poi fatta fare da studenti dell'università lì dell'Ecole Biblique di Gerusalemme, e ha tirato fuori questa idea di Vangeli intermedi. Allora ci sarebbero quattro fonti, la fonte Q, che è sempre quella dei tedeschi, poi altre tre fonti A, B e C, in greco. Queste quattro fonti, secondo tutte le freccine che adesso non sto a spiegare, avrebbero dato origine ad un Matteo intermedio, ad un Marco intermedio, ad una prima edizione di Luca e poi ci aggiunge anche Giovanni. Queste edizioni intermedie, poi secondo tutte queste varie freccine, avrebbero dato origine al Matteo attuale, Marco attuale, Luca attuale e Giovanni attuale. Giovanni avrebbe una tradizione piuttosto autonoma, per conto suo. Quest'ipotesi di Boimard, molto interessante, molto documentata, è stata un po' criticata, ma nessuno ha avuto il coraggio di demolirla, anche perché non è facile leggere a fondo il libro che lui ha scritto. E recentemente è uscita un'altra teoria che ritorna sostanzialmente alla tesi delle due fonti principali, teoria che ha messo in subbuglio parecchio il mondo cattolico, perché l'autore di questa teoria è un prete che è morto alcuni anni fa, nell'87, e si chiama Jean Carmignac. Qui avete il libro che lui ha scritto. Questa è l'edizione italiana, ma l'originale è in lingua francese ed è la terza, questa è la terza edizione, o meglio, l'edizione italiana è stata fatta sulla seconda edizione francese, ma esiste la terza edizione francese in cui lui risponde alle critiche che alcuni studiosi francesi gli hanno fatto, in particolare Grelot. Che cosa dice Carmignac? Anzi, prima, chi è costui? Questo signor Jean Carmignac, prete, faceva il viceparroco a Parigi. 75 anni, ed è uno dei massimi specialisti dell'ebraico di Qumran. Questo Carmignac, un biblista, ma non frequentava molto l'Associazione Biblica Internazionale, era una persona piuttosto schiva, non frequentava i congressi, anche perché a volte in questi congressi si vende tanto fumo e poco arrosto, tante parole fritte e rifritte, ma contenuti a volte scarsi. Bene, Carmignac non girava in quegli ambienti. Però, essendo una persona stimata per la sua competenza, gli è stata affidata la traduzione dall'ebraico in francese, la traduzione ufficiale, dei testi di Qumran. Già ho parlato di questa località vicino al Mar Morto, dove hanno trovato i manoscritti di questa comunità. Di questi testi un gruppo fu già pubblicato e Carmignac ha avuto l'incarico ufficiale dall'associazione di Qumran per tradurre in lingua francese. E ha fatto questo lavoro molto coscienziosamente. Mentre studiava questi testi e traduceva, ha visto che c'erano delle singolari vicinanze fra i testi ebraici di Qumran e i nostri Vangeli, in particolare i sinottici. E man mano che traduceva, raccoglieva schede di vicinanza tra Vangeli e Qumran. Quando ha pubblicato il suo lavoro su Qumran, ha raccolto le sue schede sui Vangeli. C'erano circa 600 schede di frasi identiche tra i Vangeli e Qumran. E ha avuto un'idea. Proviamo un po' a tradurre dal greco, nell'ebraico usato ai tempi di Gesù, che è quello di Qumran, il Vangelo secondo Marco. Ha preso il Vangelo più corto. E pensava tra sé, chissà quanto tempo ci metterò a tradurre. Ed invece
dopo una sola giornata di lavoro, metà del Vangelo di Marco era tradotto in ebraico. Dopo 2 giornate di lavoro, tutto tradotto. E ha scoperto, traducendo, che le parole del testo greco di Marco erano già tutte in fila, in ordine, secondo il modo di pensare ebraico, secondo la sintassi, secondo il modo di organizzare la frase che hanno gli ebrei. A questo punto Carmignac cosa ha pensato? Se è così facile tradurre dal greco in ebraico il Vangelo di Marco, ciò non sarà perché il Vangelo di Marco è già lui una traduzione dall'ebraico in greco, fatta con i criteri antichi, cioè una traduzione letterale? Questa ipotesi suggestiva, lui l'ha analizzata, l'ha approfondita e voleva scrivere un librone scientifico con tutta la documentazione necessaria. La sua ipotesi è: dietro i nostri Vangeli in lingua greca ci stanno degli originali scritti in lingua semita e non si sbilancia a dire ebraico o aramaico, e ha portato notevoli prove. Solo che a scrivere un librone scientifico di questo calibro ci vogliono molti anni. Ed allora qualche suo amico gli ha detto: "Senti Jean, quanto ci metterai a pubblicare questo libro?" "Tanto. Ma guarda che hai già oltre 70 anni. Quanto pensi di andare ancora avanti?" "E allora senti, fa una cosa. In attesa del librone scientifico a cui stai lavorando, perché non pubblichi le tue idee in un libretto semplice, certo con riserva di tornarci ancora sopra e di correggerle, ma altrimenti c'è il rischio che tu muoia e le tue idee vadano sprecate." E così lui, per obbedienza a questi amici, ha pubblicato questo libretto. E qui devo fare la mia professione di fede in Carmignac. Beh, farò poi a suo tempo la mia professione di fede in Gesù Cristo, ma per adesso ho letto questo libro di Carmignac. Ho letto la seconda edizione francese, poi ho letto la terza in cui risponde a tutte le critiche che Grelot soprattutto gli ha fatto e devo dire, Carmignac nella sostanza mi ha convinto. Ho parlato anche con amici ebraisti e ho visto che le prove che lui porta sono prove molto serie, per cui pur con qualche riserva che vi dirò, tutto sommato sono convinto della bontà delle sue intuizioni e delle prove che lui porta. Qual è la sua tesi? Il lucido che adesso vi mostro ve la spiegherà. Carmignac propone l'esistenza di 2 documenti antichi in lingua ebraica o aramaica. Lui non si sbilancia e dice documenti in lingua semita. E sarebbero uno il Vangelo secondo Marco e 2 i detti, cioè la fonte Q di Matteo. Ecco, la cosa che subito mi lascia perplesso è che lui dice che questo Vangelo secondo Marco in realtà sarebbe di Pietro. Questo mi lascia perplesso perché non capirei come mai, se fosse di Pietro, la tradizione lo attribuisce a Marco. Pietro è il maestro, Marco è il discepolo e vanno a attribuire il Vangelo al discepolo e non al maestro. Mi sembrerebbe strano. Queste 2 fonti principali sarebbero andate a confluire, vedete al centro, in un Marco completato, sempre in lingua ebraica. Tutto quello che vedete scritto in colore violetto è tutto ebraico. Questo Marco completato in ebraico sarebbe stato rielaborato e avrebbe dato origine al Matteo ebraico, che poi sarebbe stato tradotto in greco e avrebbe dato origine al Matteo attuale. Ma il Marco completato sarebbe stato anche raccolto e tradotto da Luca, e tradotto, chiedo scusa, non da Luca che non sapeva l'ebraico, ma da qualcuno che l'ha fatto, ha fatto questo lavoro di traduzione per Luca, e sarebbe sorto un Luca greco che poi sarebbe stato arricchito da altri documenti e dato origine al Luca attuale. Invece il Marco originario ebraico avrebbe raccolto ancora altre tradizioni orali e fonti scritte, poi sarebbe stato tradotto
in greco ed ecco il marco attuale. Questa sarebbe la proposta di Carmignac. Tutto sommato, l'esistenza di due fonti, sarebbe tornato alle due fonti principali, ma l'intuizione, diciamo, e le prove che lui porta convincenti a mio avviso è che siano testi scritti in ebraico, poi tradotti in greco, e Carmignac porta molti esempi, io ve ne porto soltanto uno a mio avviso convincente. Quando l'angelo dice a Giuseppe, come è scritto nel Vangelo secondo Matteo, chiamerai il bambino Gesù, lo chiamerai Gesù, Matteo dice, o l'angelo dice, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Carmignac dice, e come spiegare quel infatti? Egli infatti salverà. Non si può spiegare se non dicendo questo, che sotto c'è un testo ebraico, lo chiamerai in ebraico Yehoshua, Yehoshua è il nome ebraico di Gesù, che vuol dire Yahweh è salvezza. Lo chiamerai Yahweh è salvezza. Egli infatti salverà il suo popolo dai peccati. Se pensiamo all'originale ebraico, quell'infatti si spiega bene. Ma chiamandolo in greco Gesù, in greco non vuol più dire niente, quell'infatti non si capisce, però è stato conservato. Dunque è una traduzione letterale. Questo esempio, bello, non è l'unico, Carmignac ne porta una trentina, ma poi ne aveva molti di più che non ha potuto pubblicare. L'altra cosa interessante di Carmignac è la datazione. Carmignac anticipa, rispetto a quello che dicono quasi tutti, le date dei Vangeli molto prima, e porta anche qui delle prove interessanti. La maggior parte degli studiosi datava i Vangeli in questa maniera. Prima di tutto, siccome nei Vangeli si racconta la caduta di Gerusalemme, e soprattutto in Matteo e Luca, con particolari molto vicini a quello che ci racconta Giuseppe Flavio, si dice Matteo e Luca sono Vangeli tardivi, dopo il 70, cioè dopo la caduta di Gerusalemme. Certo, Gesù ha fatto una profezia sulla caduta di Gerusalemme, ma molto confusa. Gli evangelisti che scrivono dopo il 70 sanno già cos'è avvenuto, per cui ritoccano questa profezia in modo da renderla conforme alla storia. Mentre Marco, che scrive un po' prima, questa profezia ce l'ha ancora in forma confusa. Questa, dice Carmignac, non è una prova. Questa è semplicemente un imprestare ai testi le nostre idee. Dice Carmignac, questi autori hanno datato i testi in base al concetto di evoluzione delle idee. C'è solo un'obiezione, che le idee evolvono come vogliono loro e non come vogliamo noi. Metodo corretto è il contrario, prima datate i testi e poi capirete qual è l'evoluzione delle idee. Voi capite che questa tesi di Carmignac ha fatto arrabbiare molti studiosi che, pur dicendosi critici, acriticamente si erano legati al carro dei tedeschi. I tedeschi, soprattutto alla fine del 1800, avevano tutto l'interesse, per loro motivi ideologici, di spostare i Vangeli più lontano possibile da Gesù, per poter dire qui c'è stata una mitizzazione, un rigonfiamento della figura di Gesù. Carmignac invece li sposta tutti più indietro, con dei semplici ragionamenti. Partiamo da Luca. Carmignac dice, sentite un po', il libro degli Atti di Luca finisce con Paolo in carcere in attesa di processo. Questo processo non si fece, Paolo nel 63 fu liberato per mancanza di accusatori. Paolo è rimasto a Roma prigioniero tra il 61 e il 63. Cosa costava a Luca mettere una riga, una, e dire Paolo è stato liberato per mancanza di accusatori, gli ebrei non si sono presentati al processo a Roma? Se Luca non mette questa riga è perché Paolo era ancora in carcere. E allora il libro degli Atti fu scritto fra il 61 e il 63. E siccome il Vangelo viene prima del libro degli Atti, e lo dice Luca stesso nell'introduzione al libro degli Atti, il Vangelo di Luca viene datato tra il 55 e il 58 e 60, o potrebbe addirittura essere tra il 50 e il 53. Mentre
il marco ebraico, Carmignac analizza e propone per questo libro la data del 50. Per il testo di Matteo propone anche una data molto antica. In conclusione, se voi guardate dalle proposte che fa Carmignac, non posso addentrarmi in tutti i particolari per la datazione, anche se ho detto mi hanno convinto, gli Vangeli nostri sinottici verrebbero collocati, come voi vedete, tra il 55 e il 63 massimo, quindi molto più vicini ai fatti veri o presunti. Questa sarebbe l'ipotesi di Carmignac. Ho detto, mi ha convinto, anche se ha scatenato un putiferio, soprattutto tra quelli che si sono sentiti pestare la coda da queste idee. Hanno risposto con insulti, ma non con prove. In particolare Grelot ha attaccato, gli ha portato 22 critiche e Carmignac ha risposto da pari suo, da signore, a queste critiche, semplicemente facendo vedere come il meno informato era proprio Grelot, non certo Carmignac. Inviterei ad andare a leggere questo libro, ma purtroppo bisogna leggerlo nell'edizione francese perché l'edizione italiana non contiene le risposte alle 22 critiche che Grelot ha fatto a Carmignac e che Carmignac ha dato a Grelot. Al di là di tutta questa discussione, ho voluto farvi un quadro dei problemi e delle discussioni che ci sono. Ormai una cosa è sicura e questo lucido ve lo chiarisce. Alla radice ci sono dei fatti, speriamolo, fatti avvenuti attorno al 30. Questi fatti hanno dato origine a delle testimonianze orali, testimonianze apostoliche. Gli apostoli hanno predicato, non hanno scritto, anche perché forse alcuni si aspettavano la fine del mondo assai presto, quindi è inutile scrivere per dei posteri che non ci saranno. Gli apostoli hanno predicato, i discepoli hanno ascoltato e sono nate tradizioni orali. Da queste tradizioni orali sono sorti dei documenti scritti in ebraico, aramaico, in greco. E finalmente, mettendo insieme le testimonianze apostoliche, le tradizioni orali e i documenti scritti saltano fuori i nostri Vangeli. Prima i Vangeli canonici, poi i Vangeli apocrifi. E poi questa opera di riflessione sul cristianesimo continua con i padri apostolici. Dunque, da tutte queste discussioni ormai una cosa è sicura, che tra i fatti e i Vangeli scritti c'è una lunga preistoria, una lunga serie di tradizioni orali e di piccoli documenti scritti che finalmente sono andati a confluire nei Vangeli. Potremmo allora ragionare in questi termini, in poche parole dire: ma come sono sorti questi Vangeli? Ecco un tentativo. Gli apostoli, come sappiamo dai documenti stessi, predicano la risurrezione e dicono agli ascoltatori: credi a noi? L'ascoltatore ci pensa, sarà vero che Gesù è risorto, sarà falso, questi uomini meritano o meritano fiducia? E alcuni dicono sì, meritate fiducia, accetto che Gesù è risorto. E adesso che abbiamo accettato, cosa dobbiamo fare? Dopo che abbiamo colto l'Evangelo, cioè l'annuncio della risurrezione, cosa devo fare concretamente? E gli apostoli rispondono: poiché Gesù è il Signore, devi comportarti come Gesù ha insegnato. Ed ecco le norme morali. Sì, ma che cosa ha insegnato Gesù? Ed ecco che gli apostoli, per rispondere a che cosa ha insegnato Gesù, hanno raccontato i fatti e i detti della vita di Gesù. E così da questi racconti sono sorti i Vangeli. Ecco lo sviluppo. Se poi vogliamo guardare un po' meglio, dobbiamo dire questo. In partenza c'era il Kerygma, l'annuncio primo della risurrezione. Per chi ha creduto, il Kerygma si sviluppa nella catechesi, devi sapere in dettaglio quanto Gesù ha fatto e ha detto. Poi sorgono delle forme letterarie, brevi narrazioni scritte, e poi si creano da queste narrazioni scritte delle sintesi organiche più ampie. E finalmente, rielaborando tutto questo materiale, vengono fuori i Vangeli, prima canonici e poi apocrifi. Ma sempre questi Vangeli sorgono per rispondere a problemi delle varie singole comunità. Ecco che cosa si può dire dunque per quello che riguarda la formazione dei Vangeli.
Abbiamo così concluso il nostro lungo, abbastanza lungo itinerario come introduzione alla lettura dei testi. Ora credo che possiamo essere pronti per leggere i testi stessi e abbiamo le principali informazioni per non dover fare lunghe digressioni durante la lettura e non commettere grossolani errori di lettura e di interpretazione. Grazie della vostra pazienza e arrivederci al contenuto del pensiero cristiano nei prossimi argomenti. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la froid dure et l'ardeur, bénissez le Seigneur. À lui grande gloire, louange éternelle. Et vous rosées giboulées, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et la froid dure, bénissez le Seigneur. Et vous glaces et neiges, bénissez le Seigneur. À lui